A un certo punto si ammalano anche di capoccia e poi sono proprio anche fisicamente, diciamolo, tarate male. E che la scuola è al femminile e che il 60%, qual è la percentuale? 60% delle patologie sono patologie di persone psichiatrizzate, e che questo deve far riflettere, a me fa riflettere al contrario il fatto che questo è un messaggio subliminale all'interno del quale si dice sono tutte donne, stanno tutte a scuola, bene, a questo punto mandiamole via e dalle biblioteche mandiamole nei reparti psichiatrici perché così le tengono sotto controllo, mentre noi sappiamo anche il funzionario è di base come roba, il funzionario di base. Forse ci dicevano, adesso vediamo se ci dicevano, poi se vuoi parlare pure tu, non è che io voglio stare al microfono tutta la giornata. Però ritornando sul problema, la questione delle psichiatrizzazioni e degli interventi e delle indagini deve essere tenuto molto attentamente sotto controllo da parte nostra, perché anche i bambini ipercinetici e quindi gli iperattivi e non soltanto, si è cominciato nella scuola semplicemente con un'indagine che dimostrava come fosse aumentato percentualmente il numero dei bambini e degli adolescenti che avevano questa tipologia comportamentale. Dopodiché si è passati ad un intervento anche psichiatrico nei loro confronti. Questo perché? Perché diciamo che c'è intanto un interesse anche economico rispetto a questa cosa, perché psichiatrizzare o rendere psichiatrizzabili fette consistenti della società, e questo significa fare dei soldi su delle persone che stanno in cura, hanno delle patologie, prendono dei medicinali, sono ricoverati, sono portati avanti. E guardate che per esempio anche l'utilizzo del DSM, no? Del dizionario, diciamo così, che si usa per la definizione delle patologie anche degli adolescenti per avere il sostegno dei bisogni educativi e quant'altro, è uno strumento molto delicato, perché è lo stesso strumento con il quale in America, perché è americano, stanno dividendo la società sempre in maniera più settorializzata tra sani e non sani, e i non sani aumentano sempre di più, perché molti di noi potrebbero essere classificati in base a una tipologia che li rende sempre più vicini alla psichiatrizzazione. E siccome sta passando anche una riforma, la cosiddetta legge Cirielli, con la quale il TSO, cioè il trattamento sanitario obbligatorio, diventa non più di 3 mesi ma di 6 mesi obbligatori, che possono anche aumentare, e si stanno privatizzando addirittura dei reparti psichiatrici, significa che noi stiamo entrando in una nuova fase nella quale si cerca di abbattere la basaglia e invece di riprendere in mano quella psichiatrizzazione coatta delle persone. Quindi siccome io invece ho sentito dei commenti entusiasti rispetto all'indagine stessa, io credo che si dovrebbe invece cominciare a fare una riflessione, tant'è vero che poi, adesso con questo passo ad altro, tant'è vero che io credo che si debba fare un convegno su questa cosa, e volevo appunto invitare, già gliel'ho proposto, il Telefono Viola, che è l'associazione che si occupa dei diritti e delle violenze veramente che si fanno psichiatriche, sugli abusi psichiatrici, tant'è vero che si è costituito parte civile nel processo di Mastro Giovanni, che è quel maestro anarchico morto nel 2009 a Vallo della Lucania, legato ad un letto di contenzione dopo 82 ore di torture, perché era legato, nessuno lo ha curato, non hanno permesso ai familiari di andare lì,
e il maestro anarchico Mastro Giovanni è morto e c'è un processo che non è detto che vada bene, perché siccome lì ci sono gli interessi dei medici, degli infermieri, dell'ospedale psichiatrico, delle case farmaceutiche che comunque provvedono a dare i medicinali, il processo che dopo 3 anni finirà il 30 ottobre rischia anche di avere delle parti non completamente chiare in questa tristissima vicenda, perché in realtà se qualcuno viene deportato in un reparto psichiatrico perde qualunque tipo di diritto, perché mentre io se entro in carcere ho diritto ad avere un avvocato, una persona che viene portata in trattamento sanitario obbligatorio perde qualunque tipo di diritto, non c'è avvocato che entri, non c'è familiare che abbia diritto ad entrare e quindi è una situazione pericolosa. Siccome siamo in questa fase storica, sociale, è bene che noi non ci lasciamo influenzare da alcuni studi che apparentemente vorrebbero favorire o appaiono come studi a favore della classe insegnante, non lo sono per nulla, perché invece vogliono dimostrare che c'è una categoria tutta al femminile, molto malata, e tra queste malattie quella psichiatrica è la più forte. Siccome siamo che donne e manicomio è sempre stato un binomio molto stretto, storicamente parlando, noi dobbiamo temere quando si fanno queste indagini e dobbiamo stare molto attenti quando le portano avanti e cominciare a fare degli apprendimenti, degli approfondimenti, perché credo che questo sia un momento importante per farlo. Anche apprendimenti, perché l'opinione pubblica che quando